Dopo la mancata vittoria di Parma di domenica scorsa, la partita è terminata 2-2 come saprete, lo Spezia si rifà ieri sera con la vittoria contro il Cittadella in Coppa Italia, 32esimi di finale passati dai ragazzi di Mister Italiano che con una rete di Verde dopo 3 minuti del secondo tempo e un'autorete da parte di Benedetti al 18esimo del secondo tempo, autorete peraltro propiziata dallo stesso Verde, portano a casa l'intera posta e quindi la qualificazione dal terreno del Tombolato. La gara si doveva giocare al Picco, ma lo Spezia ha chiesto l'inversione di campo proprio per poterla disputare su un altro campo. Spezia quindi che passa in Coppa Italia, la possibilità di far esordire da parte di Mister Italiano anche Leosena e Ismaili e anche di far prendere minuti ad altri giocatori. Poi chiaramente nei prossimi giorni la preparazione già da oggi per la gara contro la Juventus. Ovviamente una gara importante perché la Juventus è in un momento delicato, ne parla tutta Italia. Ieri sera la sconfitta netta contro il Barcellona, i pareggi consecutivi prima con il Crotone e poi con il Verona. Chiaramente sarà una partita veramente importante, interessante da vedere, che lo Spezia si giocherà con qualche assente. Purtroppo gli assenti per Covid e per infortuni continueranno ad esserci. L'ultima volta che si sono incontrate le due squadre, ce lo ricordiamo tutti, fu il famoso 3-2 per gli Aquilotti con Padoin con una gamba sola, vinse lo Spezia 3-2, all'andata 1-1 con gol di Confalone e lo Spezia che poi si andrà a salvare nello spareggio con il Verona. Campionato 2006-2007, lo ricorderemo questo e ovviamente altre cose questa sera nella trasmissione Voglia di Spezia dalle ore 21:30 in poi. Rivedremo chiaramente anche i riflessi filmati rispetto alla gara di ieri e le interviste al mister dello Spezia italiano e al match winner Daniele Verde. Quindi l'appuntamento è per le 21:30 questa sera.